Il professor Fabrizio Pregliasco, buongiorno professore, buongiorno, bentornato, professore. Bentornato, abbiamo bisogno di lei per capire un po' di più quello che sta succedendo, perché da qualche giorno si legge sui giornali, ma sono un po' i dati a parlare, di questa nuova fase epidemica del SARS-CoV-2. Allora professore, che cosa ci dobbiamo aspettare? Un inverno, un inverno come quello del 2021 o peggio come quello del 2020? Che cosa sta succedendo esattamente? Siamo in una fase di transizione in realtà fra quella che è stata la pandemia triste con tutti i suoi effetti negativi, non solo sanitari ma anche economici e psicologici, ma stiamo transitando in una fase di endemia, cioè di presenza e purtroppo di compagnia che dovremo subire con questo virus per qualche anno, con onde che speriamo siano in qualche modo onde come quelle di un sasso in uno stagno, quindi nel tempo con un lento digradare, a meno che non subentri una variante di questo virus particolarmente aggressiva. E questo però insomma, è sempre possibile, quindi mettiamo le mani avanti rispetto a scenari che potrebbero non essere piacevoli, ma vediamoli solo come elemento teorico, cioè verso cui prepararsi. Quello che ci aspettiamo è sicuramente ancora una risalita fino alla fine del mese di novembre, con probabilmente un valore di 90.000-100.000 casi al giorno, però quello che stiamo già osservando adesso in questa fase di crescita è che non c'è più quella triste proporzionalità fra numero di casi e casi gravi, perché il virus nelle sue varianti si è un po' rabbonito, ha perso in parte questa capacità di farci del male. In più una gran parte di noi si è vaccinata, ha seguito, come dire, quello certo, che era giusto fare, la vaccinazione, o comunque si è anche ammalata, perché abbiamo almeno 24 milioni di italiani che una infezione se la sono fatta. Però questo virus, schivando le difese immunitarie con le sue varianti, riesce a reinfettare le persone guarite. Il 15% dei casi giornalieri è di soggetti che subiscono di nuovo la malattia e quindi anche in questo senso la subiscono nonostante il vaccino. Ma il discorso importante è che comunque hanno effetti sanitari meno pesanti. Quindi questo è un po'. Questo è il dato positivo, si vede anche leggendo i dati, anche come dire l'ingresso nelle terapie intensive. Sicuramente non sono dei dati così eclatanti come lo era insomma l'inverno scorso e l'autunno scorso. Professore, però c'è un però. La quarta dose non sta decollando, i vaccini stentano a decollare, ancora c'è questo, come dire, un po' di attenzione, un po' di preoccupazione nei confronti di questa quarta dose. Chi la dovrebbe invece fare la quarta dose? Possiamo dare delle indicazioni, perché poi c'è anche l'influenza in arrivo, no? Esatto, esatto. Allora, io direi che appunto l'indicazione su queste dosi di periodiche di richiamo sono paro paro quelle che abbiamo sempre dato anche insieme nel passato riguardo all'influenza, cioè è importante ora che rinforzino le difese immunitarie le persone fragili, le persone più anziane, le persone a rischio. Poi è possibile eseguirlo dai 12 anni in poi, quindi ben venga chi vuole difendersi, perché comunque anche un giovane, un adulto può avere sicuramente con meno probabilità degli effetti pesanti, però intanto vaccinandosi protegge in qualche modo, in quota parte, i propri familiari. Però la raccomandazione è quella, i soggetti a rischio. Professore, però insomma in tanti ce l'hanno domandato, è bene fare, come dire, una misurazione degli anticorpi prima di fare la vaccinazione, oppure non è così, oppure tutti la possono fare, soprattutto le persone fragili, è inutile fare la conta degli anticorpi? No, non è indicativo il valore degli anticorpi. Purtroppo ancora oggi non abbiamo quello che è il parametro di riferimento per poter dire protetto o non protetto. Quindi direi che l'indicazione all'esecuzione della quarta dose è da fare dopo 4-6 mesi dall'ultima dose o anche 4-6 mesi dalla guarigione di una precedente infezione, perché vediamo questo calo della capacità di protezione sia nei guariti che nei vaccinati. Non è un azzeramento della protezione, ma
è in calo, diciamo, purtroppo importante. Professore, allora, oltre al Covid, quest'inverno dovremo fare appunto i conti con l'influenza, questa seconda ondata, insomma, si parla già, è stato coniato il termine di twindemia. Allora, professore, che influenza sarà? Già stanno iniziando in alcune regioni le campagne vaccinali. Che tipo di influenza è? Ma allora, purtroppo l'Australia in questo agosto, loro hanno subito una stagione invernale appunto per l'emisfero australe piuttosto pesante in termini di influenza, la peggiore diciamo negli ultimi 5 anni, dopo 2 anni praticamente di assenza dei virus influenzali, perché di fatto con tutto quello che, come dire, si è fatto, si è dovuto fare per limitare la diffusione del Covid, si è riusciti a ridurre in modo schiacciare praticamente la diffusione degli altri virus respiratori quasi a zero, con la libertà che ci siamo guadagnati, cioè l'obbligo delle mascherine che è caduto, la riapertura delle scuole in presenza, elementi necessari e giusti, ma che sono anche in parte la concausa di della risalita del Covid e saranno sicuramente anche quella di una presenza di una stagione che ci aspettiamo di intensità medio-alta con 6-7 milioni di casi. Quindi è importante anche ricordare la vaccinazione antinfluenzale, che purtroppo ancora è usata solo dal 58% degli ultrasessantenni e invece dovrebbe esserci questa ulteriore, come dire, voglia di vaccinarsi per rendere più sereno l'inverno, perché appunto la vaccinazione Covid, la vaccinazione contro l'influenza ridurranno, tanto più le persone aderiranno a questa vaccinazione raccomandata, quindi senza più Green Pass obbligo, si ridurrà l'effetto sul servizio sanitario nazionale, sugli ospedali, no? Per quella quota di casi gravi che purtroppo ci sono per entrambe le patologie. Certo, allora lei ha detto prima la parola magica, dico la mascherina, noi siamo stati, come dire, in questi 2 anni da un punto di vista massacrati per quanto riguarda il Covid, però ci ha protetto soprattutto anche dall'influenza. Allora, secondo lei, professore, le mascherine, è stato un bene toglierlo oppure bisognerebbe un po', come dire, riutilizzarle in alcuni contesti, diciamo così? Ma allora, io dico sostanzialmente l'obbligo non c'è più, ma non sono state vietate le mascherine, questo è importante. E io credo che con buon senso sdoganiamo l'uso quando servono, no? Un po' come gli occhiali da sole in estate per ridurre, no, l'insolazione, il fastidio agli occhi. E quindi usiamole soprattutto se siamo persone fragili, rischio, in condizioni particolari di affollamento, ecco, senza quella pesantezza e quella difficoltà che a volte, certo, è stata, diciamo, determinata dall'obbligo che in questo momento non era più sostenibile in termini, come dire, generali. E ci sta perché le condizioni epidemiologiche oggi ce lo permettono, però appunto non è vietata, sdoganiamola quando serve e usiamola come facevano già, e lo vedevamo, i turisti orientali nel passato, certo, li guardavamo strani. È strano. Deve essere una cosa assolutamente normale. Grazie di cuore al professor Fabrizio Pregliasco, grazie per averci dato questi consigli.